mancano meno di 2 minuti all'inizio della 32esima live di Gran Turismo 7. Io sono il signor Lune e questo è Obel, il mio canale su YouTube italiano. E mentre che aspettiamo, vi posso già anticipare che oggi non faremo le patenti. È stata il leitmotiv della scorsa live, oggi ho intenzione di andare avanti, ma ne parleremo poi più diffusamente durante la live vera e propria. Nel frattempo resto qui con voi ad aspettare. Iniziare e manca appena un minuto, tanto vediamo di mettere la strumentazione altamente tecnologica in una posizione che mi permetta di vedere eventuali vostri messaggi in chat. Temo non durerà, ciò non di meno io ci provo. E ben arrivato Luca! Ben arrivato Luca! 30 secondi. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Appena 20 secondi. Speriamo che il beverone abbia fatto il suo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Benvenuti su Obel, il mio canale sul YouTube italiano. Sono il signor Lune, la 32esima live di Gran Turismo 7. Molto bene, molto bene, molto bene, direi. Andiamo instant now al gameplay, dove ci aspetta la bellissima Pontiac GTO The Judge. Questa meraviglia inserita di recente nelle auto disponibili sul mercato delle auto leggendarie e prontamente acquistata. Allora, io direi che partiamo subito con lo spacchettamento dell'unico ticket che ho. E ben arrivato anche a Pandamito! Ben arrivato, ben arrivato. E attenzione, qua ci sono le macchine importanti! E ovviamente non le prenderemo, perché noi non siamo Luca, vero Luca? Bene, comunque 30.000 si aggiungono alle casse dello Stato. Ora andiamo velocemente. Perfetto. Al GT Caffè, dove andiamo a scegliere. Mi sono perso una galassia e mezza. Sì, direi proprio di sì, Pandamito, però la sua presenza qui sarà sicuramente fondamentale per il setup, perché ci servirà a fare dei setup. Tra l'altro ho delle auto che ancora non sono riuscito a configurare. Un signor Luna in versione Ghost, sì, parzialmente sì, è l'effetto del beverone. Dicevo, avrò bisogno assolutamente di fare dei setup, spero non per fare le prossime gare che ho intenzione di fare. Andiamo nel menu, dove avevamo visto che erano state aggiunte un po' di cose. Attualmente in corso gara prototipi GR1, ma in realtà non ci interessa fare questo oggi. Passiamo invece alla coppa pesi leggeri, pesi K. Inizia, sì, perfetto, la ricompensa da Radical che in realtà abbiamo già. Sì. Questo nuovo menu vorrei che ti cimentassi nella coppa pesi leggeri K. Hai presente il termine K-Car? Definisce una categoria giapponese unica di auto compatte, con normative molto rigide su dimensioni e potenza. Sono auto più piccole della Toyota Aqua e della Honda Fit, dalle dimensioni più ridotte tra le auto giapponesi.
Le K-Car sono auto pratiche e dal prezzo accessibile, destinate principalmente al mercato di massa. Alcune raggiungono prezzi più elevati in virtù di estetica elegante, ottima maneggevolezza e componenti sofisticati. Suzuki Cappuccino, Daihatsu Copen, Honda Beat e Honda S660 sono solo alcuni esempi. Procurati una di queste auto e guidala in tre gare per K-Car. Piazzati nelle prime tre posizioni in tutte fra le gare e ti farò un regalo. Buona fortuna. Io adesso voglio vedere Luca come fa a trombare dentro le K-Car, perché il nostro caro Luca, che se le bomba tutte e poi ce le racconta, come ha fatto a trombarsi una su una K-Car. Probabilmente era una nana. Chi siamo noi per dire? Allora, dopo oltre 30 episodi, come le sembra il gioco? Allora, la prossima bimba a casa Bruzzone, signor? Anzi, bimbona! Io non ci trombo, sono buonissime. Allora, com'è il gioco? Un bel gioco o non un bel Gran Turismo? Poi magari se avrò le forze farò un video riepilogativo di tutte quelle che sono le mie impressioni. Però sì, si può tradurre il tutto in un gran bel gioco, non in un gran bel Gran Turismo. Nella mia tier list personale il migliore resta il 4, perché ha tutto quello che dovrebbe avere un Gran Turismo secondo me. E adesso sto valutando, quasi quasi prendo due Porsche sti giorni. Dura, ho fatto fatica a trombare dentro le cose. Ma immaginavo. Allora ragazzi, perché ho voluto iniziare i caffè bonus con le K-Car? Perché in realtà ne ho già acquistata una che non ho ancora usato sostanzialmente, ho fatto pochi metri giusto per vedere come andava, ma ho personalizzato in quello che secondo me rappresenta maggiormente lo stile K-Car, e in maniera un po' artistica se vogliamo, e andiamo subito a prenderla, perché eccola qui la nostra K-Car, che è così, è abbastanza fumettosa, mi sono divertito un po' così a spacciugarci sopra la bene meglio. Main sponsor Nissin, con la waifu che ci sta sempre, altre cose buttate così, qualche riferimento qua e là simpatico, però insomma questo è meglio della Demio. Altro che questa cosa, questo dettaglio qui del far anteriore con il simbolo, con il kanji, mi pare di pace, di Gaara, di Naruto, e vabbè, questo. E con questo affronteremo il campionato riservato alle K-Car. Vediamo intanto le specifiche: 63 cavalli per 830 kg di peso. Io oltre a questo ho semplicemente messo un assetto un po' più rigido, e partiamo subito con Willow Springs International Raceway. Ha però 30.000, non male. Gomme non posso mettere, questo non lo sapevo. Va bene, mettiamo le comfort allora, va bene. Ma le ho messe le comfort, bestia di Satana. Perché vuole le comfort dure, credo. Allora, comfort morbide forse. Allora. Sì, comfort morbide le vuole. Mi sembra un po'... Chi siamo noi per dire, no? Se lui vuole comfort morbide, noi gli mettiamo le comfort morbide. Ehm,
meglio, vuole le gomme delle Kleber, della Kleber. Ma io direi che quasi ci avrei messo quelle delle Mini 4VD direttamente, quelle proprio in spugna, per andare sui terreni accidentati. E vabbè, comunque, comfort morbide, perché comfort medie, sia mai che... Poi adesso gli svitiamo la sicura posteriore dove ci sono gli scarichi finti, così che possiamo sfruttare nei salti l'effetto suolo dello spoiler di dietro, che alzandosi varia. Queste cose che solamente chi ha guardato con me la serie originale delle Mini 4VD può capire. E abbiamo dei personaggi nuovi. Pounder non l'ho mai visto. Fraga l'ho rivisto l'altra volta. E poi c'è Ruby, Larra, che non mi ricordo come facevo. Quindi nel dubbio... Sono Kevin Pounder, vengo dagli Stati Uniti. Adoro le K-Car, sono piccole, veloci e hanno uno stile da vendere. Perché possono godersele solo i giapponesi? Voglio vedere le K-Car anche nel mio paese. Sicuro che te le portano, eh. Fraga, lo faccio come l'ho fatto l'ultima volta. Sono io e Fraga, vengo dal Brasile. Per la gara di resistenza delle missioni ho guidato una Honda S600. Non lo stavo facendo così in realtà. Ho già dimenticato come lo facevo. Oggi però guiderò una Suzuki Cappuccino che ho appena prelevato dal concessionario di auto usate. E Rubilar a sto punto... Vabbè. Mercoledì prende una croma del 91? Perché una croma del 91? Hola, sono Nicole Rubilar, vengo dal Cile! Ho visto un pilota gareggiare su questo rasiato al volante della DeLorean per la Coppa Amatori Americana 600. Sono sicuro di aver già visto la sua faccia, ma al momento non ricordo che fosse. Posso immaginare che fosse un pazzo che non sa... Che non ha più pari di idea di che cosa significhi guidare una DeLorean. Bene, io direi non perdiamo altro tempo, comunque è ottimo. Mi fa molto piacere che abbia coronato un suo piccolo sogno nel cassetto. Resteremo in aggiornamento per sapere impressioni a caldo di questa nuova croma vecchia. E partiamo! Guida in terza persona, così avete modo di vedere il lavoro fatto. Sì. Direi che non sta andando troppo bene come inizio. Ma può sempre peggiorare, quindi. Ok, no, immaginavo di fare molto meglio, onestamente. 5 giri? Non l'avevo letto. Adesso capisco i 30.000 crediti per vincerla questa. Facciamo un passaggio all'interno, intanto potete ammirare il bellissimo adesivo My Car is Slow posto sopra la targa. Che secondo me ci sta tutto, visto che questa macchina è veramente un polmone. Ah! E nonostante tutto riesco ad andare fuori pista, cioè. Probabilmente dovrò fare qualche modifica per renderla un pochino più performante, perché così mi sembra veramente... Nonostante tutto ho fatto il giro veloce, attenzione. 1.44 e 9. Il
che la dice lunga su tante cose. Attenzione, perché dietro tentano di insediarmi con un cappuccino ed è Igor Fraga, attenzione! No, brutta cosa. Sì, no, comunque così non è pensabile provare a vincere. Ok, proviamo un attimo, no, a considerare l'idea di migliorare un po' questa macchina. Allora, io ho dovuto fare un sacco di modifiche per farcela. Su GT4 il gioco perfetto lo metto anche io come migliore della serie. L'unico difetto è mantenere i 5 avversari. Dal 5 in poi, per fortuna, sono cambiate le cose, ma di gran lunga peggio sul resto. Mantenere i 5 avversari. Ah, beh, perché c'erano, sì, le gare con pochi avversari, è vero. E non era un granché, no. Non era assolutamente un granché, però probabilmente sono gli adesivi, sì, inizio a pensarlo anch'io, soprattutto il My Car Is Slow, quello proprio incide anche proprio sulla psiche della macchina stessa, che si sente pigliata per culo. Allora, 440, vabbè, ma io ho 313, allora sì che la posso potenziare sta macchina. Fermi tutti, mettiamo il NOS su OK. Non lo faremo. Non lo faremo. Allora, messa a punto. Computer Sport. Sì, assolutamente. Minchia, da 3.13 a 3.19. Filtro aria Sport. Marmitta Sport. Sta aumentando di tanto in realtà. Potremmo anche provare ad abbozzare un semicorsa. Troppo? No, secondo me ci può stare. E computer personalizzabile in realtà non mi interessa. Sospensioni le abbiamo. Riduzione peso non so quanto possa effettivamente essere. Fast e Furio, esatto. Allora, qui aumenta la cilindrata, però attenzione. Ah, qui non c'è posto. E frizione volano sport, perché no? Sì, facciamo. Boh, nel senso, allora, proviamo a fare anche la riduzione di peso. Di quanto minchia, dove ce li aveva tutti? Vabbè, praticamente ci ritroveremo a guidare direttamente sulle ruote, perché io credo che possa bastare in realtà, non so quanto. Cioè, gli metto una cosa di questo tipo, che caspita viene fuori. Infatti si va oltre. Ma scusate un attimo, ma sta macchina è già turbata? Non è un aspirato? Non dovrebbe aumentare l'intercooler se non c'è un turbo sopra? Io credo di no, però proviamo così intanto. La beat non era male, però ho trovato solamente questo di interessante, quindi facciamolo. Facciamolo. Ordiniamo la pizza da sport. Allora,
Vediamo un po'. Adesso mi dirà: non lo puoi più fare! Merda, perché è diventata troppo potente sta macchina, non è più una K-Car! Adesso è solo un trabicolo pompato. Quindi, ritorniamo a noi. Questi lunghi caricamenti che ci ricordano che abbiamo ancora una PlayStation 4. E va bene. Ci credo. Vedo che non c'è stata una grandissima differenza, eh. Vediamo di levarci l'Opez dalle balle. No! Il mio acerrimo nemico, la marcia che salta, è sempre in prima linea. Ok, sta andando, quantomeno sta andando. Non so se basta per poter pensare di arrivare, però da 1.44 siamo passati a 1.39. Ok, un altro mangiato, adesso abbiamo il connazionale Mangano davanti. Tanto visto che avete scritto un sacco, prometto di leggere appena possibile. Purtroppo non ho la chat a schermo, quindi devo necessariamente distogliere l'attenzione. E nel frattempo siamo quasi in lotta per la decima posizione. Un po' lungo qui, però siamo comunque riusciti a recuperare qualcosa. Ah, lungo! E infatti, Lazzan. Madonna, cos'è diventato questa gara? No, qui sto perdendo decisamente l'attenzione. E
E comunque vederla così la vedo molto ignara, riuscire a conquistare una parte del podio, se non proprio la prima posizione. Allora, riapprocciamo, stiamogli bene in coda. E niente, arriviamo sempre lunghi qua. Sbaglio proprio l'approccio. De Rouge, che se non ricordo male è il vincitore del campionato Gran Turismo di quest'anno, se non mi pare. Colui che ha battuto Igor Fraga, su cui avevo puntato. Penultimo giro, e siamo in lotta per la nona posizione, in realtà molto male. Ok, davanti Izal e Wong. Ma vaffanculo. Vabbè, approfittiamo per recuperare un po'. Bello, stavolta ingresso giusto. Che ci permette di recuperare due posizioni quasi. Però, allora, modifiche da fare, sicuramente il cambio che è da accorciare, perché non arriviamo neanche in quarta. Forse potremmo anche pensare di mettercelo un turbo compressore senza troppe pretese. Frenata invece direi che va bene, la macchina è abbastanza leggera, quindi vai a cagare a tutti i Life and Miles come sponsor, proprio ne hanno vendute un tot così, va bene. Fuori i giri e questa macchina non ha... ah, stronzo, ma guardate il merda. E vabbè, no, direi che possiamo ripartire a questo punto. Allora, zio Fausto ci dica la sua. Mio nipote mi ha già rubato il turbo della caldaia per quel catorcio che va dritto. Credo si chiamasse grattacielo. Adesso pure il calorifero per raffreddare meglio il motore togliendo il radiatore di base. Credo possa avere le sue possibilità. Grazie Fausto, e a voi studio. E invece, allora, accorciamo il cambio, mettiamo un turbo compressore ai bassi e vediamo cosa succede. Oddio, partiamo dal cambio, vediamo quanto ci resta e in base a quello valutiamo. Anche lo stand di Biancarea, come ha detto,
Me lo sono dimenticato. Beh sì. Ma quello mi sembrava giusto, visto che si parla di K-Car, aggiungere quella tamarrata da, che solamente quella tamarraggine che solamente un alettone eccessivamente grosso può dare. Allora, rapporti ravvicinati, corti. Perfetto, e a sto punto andiamo in turbo compressore ai bassi e ci sta. Intercooler sport ci sta e basta. La riduzione peso anche, buttiamo su anche i cosi. Rigidezza della cosa la vogliamo mettere? Mettiamola. Punta velocità elevate, sai che velocità elevate che potrei mai avere con questo scarabocchio di macchina, però stiamo pompando a dismisura sta macchina, vediamo. Secondo me può bastare, cioè non vedo come non dovrebbe, insomma, siamo arrivati alla settima posizione e anche il volano, proviamo a vedere come va così. Il volano al limite lo aggiungiamo dopo, perché ce l'ho già, avevo comprato il volano. E cioè, mi sembra che sia comunque già abbastanza pepata come auto. Cioè, devo anche guidare bene io, non è che posso solamente affidarmi a una macchina. No, è una macchina performante. Oltretutto, adesso dovrò imparare veramente a frenare prima, perché se prima andavo dritto, adesso con cosa 30 cavalli in più potrebbe essere complicato. Ciò non di meno, ci riproviamo, eh? Prima delle tre gare, tra l'altro ricordiamo che ne abbiamo altre due da fare. Cattivissima, tra l'altro da notare il particolare dello scarico anodizzato. Sta tirando come una disperata sta macchina, vediamo se basta, eh? Allora, contro quelle che sono le raccomandazioni io la tengo in seconda sta macchina, anche perché abbiamo comunque sia il turbo compressore che tira proprio dove ci serve di più, ai bassi.
Bene, così, secondo giro e stiamo già lottando per il decimo posto. Anche se il giro veloce non è stato particolarmente veloce. Bene, ottima posizione. Già meglio. Punto di corda preso abbastanza bene. Andiamo a prendere anche il gruppo di testa. Dove si intravede per la prima volta la Honda S600 che nelle retrovie mancava. Si sente l'odore del podio ed è un odore buonissimo. Stronzo. Ma siamo riusciti con un abile controsterzo a evitarci una spiacevole situazione. In uscita dalla prima curva, ma ciò non di meno ce l'abbiamo fatta e davanti abbiamo solo Igor Fraga. E Ale, prima posizione, dopo vi leggo tutti, promesso. Qui ho esagerato un po' con le scalate, arrivando nonostante tutto lungo dove in realtà dovevo andare giusto. E iniziamo l'ultimo giro dalla prima posizione. Questa macchina è finalmente competitiva e con tutto quello che ci abbiamo speso direi che è. Ci stava anche. Bene.
ultime curve prima della conclusione di questa prima gara che ci sta vedendo per ora davanti. Si va a vincere, vuole essere la Madonna. Allora, ha moltissima coppia ai bassi, non tiri troppo la marcia ancora prima che arrivi a fondo del giro. Bravissimo, tipo macchina da rally, esatto. Poi in realtà un po' l'ho tirata, però effettivamente con questo setup eravamo effettivamente uber power, quindi va bene così. 30.000 portati a casa, non... bello questa cosa. E non un bonus per guida pulita, perché effettivamente un po' l'abbiamo sporcata, però va bene, tanto ci basta. E andiamo alla seconda parte di questa gara menu, sempre aspettando diligentemente. Qui tra l'altro c'è qualcosa da fare, sì. Buona sapersi. Allora, Europa, Lago Maggiore, va bene. Qua ci sono delle gare interessanti da fare, eh? Allora, lato est al contrario, 7 giri, merda, sempre di più, eh. Sadidda fa. Bene. Pinnell. Sono Mark Pinnell, vengo dal Canada. Dato che rientro nel regolamento, gareggerò su un'auto che ho guidato per una gara di resistenza delle missioni. Ok. Sono Andrew Brooks, vengo dall'Ontario, Canada. Il terreno collinoso e del Lago Maggiore è un tracciato molto divertente. Ricorda solo di controllare la velocità all'ingresso delle curve. Non lo faremo mai. Sono George Mangano, vengo dalla Sicilia. Non ha proprio la voce. Il nostro amico francese, Beauvoir, ha un debole per le baguette, ma io preferisco la focaccia italiana. E per dessert, un nostro dolce famosissimo, il gelato. Non era molto siciliano. Avevano detto che avrebbero tolto i trenini, ma a me non sembra. No, in realtà è molto migliorata la situazione. Adesso qui su queste auto lo si nota di meno, però... nelle gare in cui si usano auto più potenti non solo non ci sono più treni, ma ci sono anche molti incidenti, soprattutto quando il terreno non è particolarmente favorevole, cioè tipo in caso di pioggia o cose di questo tipo. No, è migliorato parecchio da quel punto di vista, ci hanno messo un po', però ce l'hanno fatta. Primo l'abbiamo già preso, ce ne restano altri 14. Pista molto corta,
presa malissimo. Spingi, Turbo, spingi. Vaffanculo. Presa male, presa malissimo. Ok. Ho dovuto decelerare più del necessario, però. E questo non va assolutamente bene. E Fraga il giro veloce, attenzione. Non è tanto più veloce di noi, ma tanto basta. Soprattutto se faccio ste porcate. The Rush e ce l'abbiamo. Adesso abbiamo il settimo e il sesto che si stanno battagliando. Gli passiamo in mezzo così, sfruttando un pelino di portiera che, vabbè, ci sta, è comunque Gran Turismo. E ci ritroviamo in quinto giro in sesta posizione. Yamanaka davanti, pronti per raccoglierlo. Brutta cosa che ho fatto qui. Penultimo giro e siamo solo a quinta posizione, anche se quantomeno ho fatto il giro veloce. Il fatto che comunque non ci sia il cordolo esterno in questa curva è da maledetti, eh? Lo possiamo dire? Col fatto che la curva è preceduta da quella collinetta non è facile capire quando iniziare a frenare.
Ok, Fraga è un passo da noi, dobbiamo almeno prenderne un altro. Non so se ce la faremo, perché sono molto distanziati, troppo distanziati. Però questa la possiamo rifare esattamente con questo setup, perché comunque sia la macchina è più che atta allo scopo. E devo solamente imparare io a guidare in questa pista, che non è assolutamente nelle mie corde. Senza contare che la macchina va leggermente dritta. Allora, vediamo un po', Guarda, non c'è storia, è la coppia della zia. Avevano detto che avrebbero tolto i trenini, ma... Ok, questo l'avevo letto. Vabbè, quelli anche su GT2. Vabbè, sì, ma quelli di GT2, esattamente come quelli di GT1. Soundtrack azzeccatissimo. No, la Marisa Laurito sempre accette. Beh, certo, certo. Adesso comunque ci riprovo e mi farò valere un po' di più. Possibilmente, vabbè, la ricompensa. Poi le stelline non mi ricordo mai che cosa serve. Cioè, come si ottengono più o meno stelline o cose di questo tipo. Allora, facciamo esci. Magari aumentiamo leggermente la deportanza dall'anteriore al posteriore, così che la macchina risulti un po' più schiacciata, visto che comunque sia non abbiamo... Dicevo, non abbiamo il consumo delle gomme, quindi approfittiamo per aumentare un po' la deportanza. Vediamo se stiamo ancora dentro. Direi assolutamente di sì, ma abbondiamo ancora un po', magari facciamo un 60-125. Per la curva con la collinetta appena inizia la suddetta, freni e aggredisca al cordolo. Ci proviamo. Per l'ultima curva aggredisca tanto il cordolo per uscire full gas. Devo farlo, però stando attento che la macchina mi va in sottosterzo. D'altronde è molto potente, molto leggera. Relativamente molto potente e relativamente molto leggero. E più mi devo ricordare quando ce l'ho, perché effettivamente c'è anche quello di... Allora, è molto più appiccicata all'asfalto, perderò qualcosa in velocità massima, ma dovrei poter affrontare le curve più velocemente. Stronzo! Purtroppo c'è traffico, quindi non riesco ad apportare le strategie che mi ha consigliato. Qui invece si va semplicemente fuori.
Buona. Che quasi ci stava anche solo la terza, senza buttarla in seconda, però. Ma levatevi dalle palle, che tanto siete lenti. Madonna che incrocio di traiettoria. Esagerare. Forse non ci ho creduto abbastanza, avrei forse potuto fare full gas, anche se... Allora, lungo rettilineo, tanto siamo a metà gara più o meno. Buon inserimento di curva. E andale. Quindi prendiamo agilmente la settima posizione. No, stronzo. Abbiamo rischiato la crisi diplomatica con la Francia, Penultimo giro, sesto posto davanti e quelli utili sono tutti davanti a noi. Siamo tutto sommato abbastanza vicini, quindi potrebbe essere possibile riuscire. Qui l'incrocio delle traiettorie non è riuscito, l'abbiamo chiusa con una tamponata. E qua li prendiamo tutti. Ultimo giro, quinta posizione,
trenino di punta davanti a noi. Fraga preso. Approccio sbagliato, però dovremmo riuscire quantomeno a salvare la terza posizione. Vediamo se riusciamo. No, purtroppo no, però terza posizione ci siamo. Peccato, perché potevo arrivare primo qui. C'erano tutti gli ingredienti per arrivare primo, purtroppo è andata così e va bene. Comunque sia, andiamo avanti. Arriviamo quindi a terza e ultima prova del menu K-Car. Tokyo Expressway, bella! Quanti giri? Non l'ho letto. 3 giri, giusto, giusto. Allora, una cosa che non ho guardato, errore, è se è possibile modificare la campanatura, che potrebbe tornarci utile per rendere la macchina più rapida in curva, visto che comunque sia non parliamo di una macchina particolarmente sovrasterzante, potrebbe essere anche utile fare questo tipo di modifiche. Campanatura, io direi che un 1,5 davanti e un 1 di dietro ci potrebbero stare, però così la peggioro. Secondo lui, non lo so, apparentemente così si peggiora. 2 all'anteriore e 1 al posteriore. 2 è tanto davanti, eh. Vediamo cosa ci dice il punto prestazione, che già la devasta per quanto riguarda la cosa. Bassa è bassa, su questo non si discute. Potremmo farla leggermente più dura al posteriore, tipo così. Se facciamo 1,5 e 1 ci guadagna, e se facciamo 1,1 non ci guadagna, se facciamo 1,5 e 1,5 non ci guadagna. Quindi più o meno ce la giochiamo, eh. Cose su Hobbles. Questa qui non è trazione, sì, è trazione posteriore, vero? Così proprio no. Proviamo a tenerla così. Un po' più rigida lì dietro, che ci sta. Leggiamo cosa dicono. Ciao, sono Igor Fraga, sono nato in Giappone ma sono cresciuto in Brasile. Sono un grande estimatore della Suzuki Cappuccino. Ma scelgo sempre il concessionario di auto usato. Per questa gara proverò una delle auto che preferisco della mia ampia collezione. Sono Yamanaka, vengo dal Giappone.
possiede una Honda S2000, ma anche la S660 è fenomenale. Figuriamoci quando viene anche elaborata. Oh, sono Jonathan Wong e vengo da Hong Kong. Non c'è niente di meglio che sfrecciare su Tokyo Expressway di notte al volante di una auto elaborata. Tokyo e Hong Kong sono proprio stupende di notte, non trovi? Perfetto. Ma tra tutte le auto, la cappuccino peggio di mia madre con la Travis. Perché? Vabbè, la cappuccino non è particolarmente bella, però... Cioè, ma avessero messo l'auto ZAM AZ avrei preferito, sicuramente. Però... Vediamo che cosa ho combinato, ragazzi. Questa è una pista che a me piace particolarmente. Per quanto è veramente tanto che non ci giro. Ok, gara che punta molto sulla velocità, eh. No, pezzo di stronzo! Ripartiamo. Credo di aver migliorato molto il sottosterzo di questa macchina, sapete? Ciò non di meno, possiamo proseguire. Davanti abbiamo Ethel. Come dicevo, pista che punta molto sulla velocità della macchina, ancor più che l'agilità. Credo gli siamo andati in culo, però non voglio darlo come dato certo. E siamo praticamente nel gruppo di test. No, in realtà no, c'è un altro gruppo di test ancora più in testa. È il gruppo di testissima. Però sorpassare questi dovrebbe già garantirci un buon posizionamento. Ok.
lungo, ma possiamo recuperare con la potenza della nostra Copen. Per quanto abbia anche l'adesivo delle Akina Speedstar, no, non mi sento molto Fujiwara in questo momento. Non riesco proprio a medesimarmi. Ale, sorpasso di potenza. E siamo finalmente in terza posizione, ora è tutto un prendere. Vediamo se riusciamo in un giro completo a recuperare anche le prime due posizioni. Senza accartocciarci contro il guardrail, possibilmente. Davanti sarà Igor Fraga e l'altro sarà Mangano, immagino. No, Gallo! Valerio Gallo! Stiamo avvicinando, Ci stiamo avvicinando. Gallo sembra prendibile, non so se la cosa si può dire anche di Fraga. Ultimi momenti e chiudiamo in seconda posizione. Gare sulla sopraelevata Geonese, bellissimo cazzo. Beh, alla fine credo che in questo caso non possiamo lamentarci più di tanto. È stata una bella gara. Penso di poter dire che sia stata una bella gara. E adesso andiamo a parlare con Luca. Abbiamo fatto quello che ci aveva richiesto, più o meno bene. E quindi sentiamo che cosa ci vuol dire. Torniamo al caffè. Esatto, allora. Io da dire non ho nulla. Molto bene, molto bene. Allora. Congratulazioni, hai completato un menù. Ho un auto omaggio per te. Ricorda di passare a prelevarlo. Aspetta di vedere il colore della carrozzeria. Perché cosa c'ha la carrozzeria? C'ha la danno rosa? Marrone merda?
Attenzione! Vabbè, gialla e nera, bella. Fa molto Tokyo Drift con quel colore. Questo ricicla i soldi regalando macchine, assolutamente. Ok, competizione neoclassica. Che cosa sarebbe neoclassica? Con le auto vecchie, immagino. Giusto per capire che cosa significa neoclassica, Questo nuovo menu vorrei che partecipassi alla competizione neoclassica. Consiste in una serie di gare con auto leggermente più recenti di quelle che considerano classiche. In pratica in pista ci saranno auto prodotte tra gli anni 80 e gli anni 2000. In quel periodo potenza e maneggevolezza delle auto migliorarono drasticamente in tutto il mondo. Molte celebri auto di quel periodo sono ancora oggi popolari. Scegli la tua preferita e affronta altri modelli di quel periodo. Piazzati tra i primi tre in tutte le gare e ti ricompenserò. Buona fortuna. Quindi qui praticamente ci saranno JDM e, esatto, dei Young Timer. Beh, abbiamo già diverse auto di quella categoria, però lo vedremo nella prossima Hobbles Live. Adesso io direi che ci potremo concentrare e nell'andare a riscuotere vili danari o quello che ci aspetta per l'omaggio da 3 stelle. Penso sì che si tratterà prevalentemente di danari. Ah, c'è anche una macchina. 3 macchine! Ok, in questo caso direi che sono felice di aver avuto i soldi. Saranno 5.000? 10? Vabbè, allora si mangia il pesce stasera. Bene. E cosa potremmo fare? Vediamo un po'. E per quanto riguarda le missioni di guida, credo che ci siano rimaste solamente le robe lunghe da fare. E in modalità sport, che cosa c'è? C'è qualche cosa di nuovo che magari mi è sfuggito, oltre alle gare giornaliere e le robe fighe? Vediamo. Prova lì a tempo online. Laguna Seca. Non sarebbe male, però. Anche no. E andiamo a vedere invece per quanto riguarda... Ah beh, auto usate. Perché no, aspettate, ecco cosa possiamo fare. Andiamo a vedere se possiamo perseguire qualche... qualche menu speciale. Perché ci sono anche questi da fare. Allora, caffè. Menu extra. Allora, qua ci manca la GT86. Qua ci manca la NSX, le Viper tutte, auto da corsa GR2 tutte e le Fire Lady 2 su 3. Beh, la GT86 dovrebbe essere facile da recuperare e quindi potrebbe essere il prossimo acquisto, che, cioè prossimo nel senso che lo facciamo adesso. Guardiamo per scrupolo se c'è qualcosa nelle auto usate. SX, la testa rossa, Fire Lady Z, no, niente che ci possa interessare. La CTR, tanta roba, ma 774 non è di loro. Poi per un'auto rosa. Se fosse azzurro puffo, tanto. Ma in realtà sapete che questo modello non mi piace in versione RAF. Preferisco di gran lunga in versione Porsche. La M3D89 mi manca, c'è la versione sport. Ah, la cappuccina adesso c'è, maledetta. E allora niente, andiamo nel Brand Central. Anzi no, prima voglio vedere anche le auto leggendarie. Tanto non abbiamo i soldi, siamo poveri come la merda, però vedere se c'è qualcosa di interessante è sempre cosa buona e giusta. E infatti questa ci serve. Allora, questa la compriamo. Fatto bene a passare, avete visto? Signor Lune, ne sa una più del diavolo.
Io da piccolo pensavo che la RAF fosse perché Porsche non aveva dato i diritti al GT. E poi sta Rock per intenderci, poi si cresce. Io pensavo la stessa identica cosa. Io pensavo esattamente la stessa identica cosa. Tanto bene o male abituati male con i giochi calcistici, con i nomi storpiati, dici vabbè, oh, hanno messo quella, è buona. Invece niente. Allora, Brand Central. Dobbiamo prendere, abbiamo detto, la Toyota GT86. Eccola qua, la Limited o la normale? Limited è più bella, purché ce la consideri, no? Perché se devo comprarla per il cazzo, anche no, eh. Ce la considereranno, voglio sperare. Cosa dite ragazzi? Ce la considerano? La prendiamo in versione limited, che è un po' più figa. Di questo dark grey metallic magari. Ma sì, dai. Lo so, però questa è più figa. C'ha anche il muso che è più bello. Cioè, che bel muso che ha. Facciamo così, prendo questa e poi al limite compro anche l'altra. Tanto devo fare collezione. Bene. No. Vediamo se c'è bastato. Ovviamente no, certo. Grazie. E allora andiamo a comprare anche l'altro. Chi è? Voleva quella del 2015, non frega un cazzo. Va bene, abbiamo una GT86 e una GT86, però più figa. E Toyota. E questa la prendiamo rossa o arancione, mi piace arancione. No, la volevo bianca, tanto stronzo, allora la ricompri. Mi sembra giusto. Allora, speso un sacco di soldi di vili bdollaroni. Però almeno adesso ci viene ripagato con... chi è Freeman Tons lì? Ricevi... Congratulazioni, hai tutte e tre le auto. La tua collezione Toyota 86 è completa. Dopo che avrei preso il tuo regalo, ho un po' di cose... ho un po' di storie da raccontarti su queste auto. Prendiamolo! Prendiamolo! Yay! Beh, qui ci deve parlare anche di Initial D, dai, per forza. E voglio anche Deja Vu che parte così a random. La Toyota 86 a Kiroku, a partire da una serie di sportive anteriori a questi livelli di terza generazione. Di tre generazioni. È una collezione incredibile. Gli storici modelli originali sono la E86 Corolla Levin e la Sprinter Trueno dell'83. La Corolla e la Sprinter di base sono rinate come veloci AA attenti allo spazio, mentre le varianti sportive coupé della Levin e della Trueno
sono state dotate di trazione anteriore e posteriore, come la Levin TE27 di prima generazione del 1972. A ereditare la storia delle sportive AP, AE86, Levin e Trueno, è stata la Toyota 86 commercializzata nel 2012. Lo stesso vale per la sua erede, la GR86. È un'auto leggera e maneggevole. Grazie alla configurazione anteriore e posteriore, non è complicata da gestire e offre tantissime possibilità in fatto di competizione ed elaborazione. Eccola, però non ne ha parlato il figlio della merda. Ma almeno abbiamo la nostra cosa. Tra l'altro, menu extra. Me la sono sognata? Non avevamo anche... Non era quella! Figlio di puttana! E adesso faccio così. Così quando ne scappa fuori una, la compro. Sennò qua diventiamo scemi per il cazzo. Freeman Thomas. È tua questa degli Azukopen? Un momento, lei non è il signor Freeman Thomas, ex direttore della progettazione di Ford? Sì, sono io, potete chiamarmi semplicemente Freeman. Grazie signor Thomas, anzi Freeman, è un onore conoscerla. Freeman è stato direttore della progettazione di Ford. Ha lavorato anche per Porsche e Audi ed è noto per aver progettato la prima generazione della Audi TT. Oh, ottimo! La Daihatsu Coppel mi strappa sempre un sorriso! È un'auto davvero estrosa e graziosa! Un invito a non prendere le cose troppo sul serio! Guarda i simpatici fari tondi e la griglia che sembra un sorriso! I fanali di coda tondi ripropongono la stessa espressione! Le proporzioni le conferiscono un bel aspetto. Un bel assetto. La forma enfatizza le ruote all'estremità, facendola sembrare pronta a scattare. Grazie mille per la chiacchierata. È stato un piacere parlare con te. Ora dai un'altra bell'occhiata alla tua amata auto. E ricordati che è una TT. No, non credo che andasse detto. Cosa del genere l'ho aggiunto io. Ma quanto è palesemente lo zio Fasto, ma anche Kentucky Fried Chicken, eh? Anzi, molto Kentucky Fried Chicken. Ma tant'è. Questo per dire ste cose si è fatto di qualcosa perché non me lo spiego. Sì, è probabile. Allora, andiamo a scapocchiare un altro biglietto da lotteria. Perché non li lasciamo più lì, visto che ne ho bruciati diversi. Attenzione! Beh, certo. Che discorsi. D'altronde non siamo Luca e quindi... 10.000. Io direi che potremmo fare un'altra gara, così uso boia. E chiudiamo qui. Perché sono già le 3:30. Per chi ci segue online... e live, per gli altri sarà l'orario che vogliono. Peggio di me con i gratta e perdi, esattamente. Allora andiamo a vedere Europa. Oh, abbiamo delle auto che vanno bene per questa 10 giri. Quanto devono essere? 800, eh? 800. E beh, c'è la nostra F-Type. Ma l'avevamo già fatta con l'F-Type questa? No, allora cambiamo. Goodwood. Niente. Spa Francorchamps. E
qui era 600, abbiamo detto, vero? Non è che quella dove piove questa. Temo di sì. Vediamo. Un online su Laguna Seca? No. Non penso di poterla gestire una cosa del genere. Però questa, se non l'ho fatta, forse era perché era quella sotto la pioggia. Ho questo sentore. Spero di sbagliarmi, perché era un chiodo in culo e non avevo trovato una macchina giusta per poterla vincere. Considerando che non ho voluto abbassare la difficoltà. No, non piove. Partenza lanciata, eccetera, 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 va bene. Fare figuracce con la nostra Supra. Tipo tagliare come se non ci fosse un domani. Susuillo. No, ok, ripartiamo. Ho fatto troppo schifo. No, perché come odia sta pista? È bella Spa. Perché non mi ricordo più come si fa questa pista? Male male. Madonna, che botta! Facciamo che cambiamo pista, no? Per dire. Andiamo dove siamo sicuri di far bene. Questa perché non l'ho mai fatta? 10 giri. Sono tanti però, eh. 700 auto da corsa.
testa cosa c'ha? Ah beh, momento, vaffanculo. Non avevo considerato questa cosa. Una cosa molto molto blanda, riduciamo molto bene. Ha 7 cavalli adesso sta macchina, però dovrebbe andare bene. Ah, Pandamito, mi dispiace. Alla prossima, beh, comunque in ogni caso può recuperare la live su YouTube, eh. A presto! Invece andiamo avanti per questa che sarà l'ultima gara di questo di questa 32esima live. C'era anche da considerare il consumo delle gomme. Spero che basti per 10 giri. Temo di no, a vedere da come si stanno bruciando, però... C'è anche il consumo del carburante da gestire, porca troia.
Non possiamo farlo. Niente, dai ragazzi. Chiudiamo così, salviamo Caprecavoli. Questa poi la recupererò magari la prossima volta. Io spero ardentemente che la live vi sia piaciuta, nonostante quest'ultimo tentativo di fare qualcosina. E vi invito a commentare e scrivervi se ancora non l'avete fatto. Fare come sempre tanto all'amore. Ricordare che l'immunico è la parola che salva il mondo. Seguire altre serie, prima fra tutte Caped, che tornerà poi con i DLC. E noi ci rivediamo sempre soltanto su Abbas, il mio canale, sul tubo italiano.